Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura, anche stasera, i nuovi positivi al Covid sono 348 i nuovi casi in Toscana. Come vedete, l'età media è di 38 anni, ci sono i ricoveri e poi le terapie intensive. Ma proprio su questo fronte, intanto da oggi, hub vaccinali aperti, si può andare e fare un vaccino senza la prenotazione. Facciamo il punto con Rachele Campi e con Dario Baldi. Ci sono meno contagi Covid, ma ieri si sono registrate 6 terapie intensive. La situazione in Toscana sembra essere stabile. Parte l'iniziativa di lasciare gli hub aperti per potersi vaccinare anche senza prenotazione per tutto il mese di settembre. Ma io sono convinto che i risultati si vedono. Stamani a quest'ora siamo ormai alle 11, ci sono già state 5.000 vaccinazioni, quindi sicuramente saranno più delle 17.000 che c'erano state ieri. È lo sforzo perché in questo mese tutti abbiano possibilità di vaccinarsi. Si fa più fatica a vaccinare le persone che hanno tra i 50 e i 60 anni. A questo punto, dice Gianni, un ruolo importante per convincere lo hanno i medici di famiglia. Ci sono tutta una serie di persone che non sono per scelta contrari al vaccino, ma sono diffidenti, hanno paura, e la parola giusta per convincerli a farlo può essere proprio quello del medico a cui loro ripongono tanta figura, perché è il medico di famiglia. È iniziata la vaccinazione senza prenotazione negli hub della Toscana, al Nelson Mandela Forum di Firenze, così come nella maggior parte delle strutture preposte della regione. Ci si può vaccinare senza doversi recare sul sito e prenotarsi. Al più grande centro vaccinale toscano non hanno inficiato sulla normale lista dei prenotati i nuovi candidati al vaccino, 2700 quelli in lista, circa 500 i previsti nella struttura, con quasi 200 inoculazioni fatte all'ora di pranzo. Tanti giovani senza prenotazione che afferiscono già alla vaccinazione libera presente dalla scorsa settimana nella nostra regione, diversi cittadini stranieri che non si erano ancora prenotati perché senza tessera sanitaria o che non avevano usufruito per motivi lavorativi. Intanto sono 1900 le PEC in partenza verso i medici Novax, con circa altri 800 che hanno inviato un'esenzione da verificare da parte delle aziende sanitarie. Che non ce l'ho la tessera sanitaria per farla. Sto lavorando tutta la settimana, non ce l'ho il tempo per venire. Devo andare all'estero. Ho sentito così, io torno la parola qua. Ma come mai non avevate prenotato prima? Non c'è il tempo. E a causa di un errore in un hub della provincia di Firenze, siamo a Dicomano, 5 persone tra i 24 e i 41 anni, è stato somministrato il vaccino AstraZeneca al posto di Moderna in occasione della seconda dose. Lo sbaglio sarebbe avvenuto a monte: chi stava preparando le siringhe avrebbe confuso una fiala di AstraZeneca destinata ai richiami per gli over 60. Tra l'altro l'ASL Toscana Centro ha disposto la sorveglianza sanitaria attiva per queste 5 persone, sono stati fatti subito gli esami del sangue per verificare l'assetto coagulativo e saranno monitorati per un mese, sono già stati visitati nuovamente. Tra l'altro è un errore analogo a quello che avvenne lo 14 luglio in un hub a Empoli. Allora furono 11 le persone, età media 36 anni, a ricevere in occasione della prima somministrazione AstraZeneca al posto di Moderna. Mentre a Pistoia, l'11 giugno, 6 persone avevano ricevuto una soluzione fisiologica al posto del vaccino. E ora siamo a Firenze, nuova ordinanza per i monopattini nel capoluogo toscano. A partire da dicembre il sindaco ci riprova tutti i dettagli in questo servizio. Il monopattino è un mezzo di trasporto e non un giocattolo, lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella. Così c'è una nuova ordinanza, domani la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 1° dicembre per consentire a tutti i proprietari di monopattini e alle società di gestione di adeguarsi. Io ho voluto prevedere 90 giorni di tempo per l'entrata in vigore perché ci auguriamo che arrivi questa norma statale più volte annunciata, dove non si parli solo di obbligo del casco ma anche di targa per individuare i monopattini, altrimenti i controlli sono difficili, di un corso di formazione che possa prevedere una sorta di patentino e poi anche di sistemi di illuminazione, di posizione dei monopattini che siano
più adeguati, oltre anche ad un'assicurazione. Non ci sono solo obblighi ma anche incentivi. Verrà utilizzato un fondo nazionale per la sicurezza stradale per sensibilizzare all'uso del casco. Un bonus fino a eventuale copertura del costo del casco per 1000 cittadini fiorentini. Il numero di monopattini in città passerà da 900 a 1200. Saranno le società di gestione a usufruire di questo incentivo solo se verrà presentato un modello di monopattino con portacasco. Prevediamo un bonus. Quindi prevediamo una campagna di sensibilizzazione che avrà al centro un bonus per l'acquisto del casco. Speriamo di poter arrivare a soddisfare 1000 richieste tra i cittadini utenti di monopattino nel nostro territorio e di riuscire a coprire tutto il costo del casco. È quindi un incentivo che si affianca all'obbligo proprio perché non vogliamo solo regole ma vogliamo anche aiutare i cittadini ad adeguarsi e a potersi muovere in sicurezza in città. E vertice oggi in prefettura a Firenze per la riapertura delle scuole in presenza. Tutti i dettagli ce li racconta Caterina Gonnelli. In previsione del rientro in sicurezza a metà settembre di tutti gli studenti con didattica in presenza al 100% nel territorio della città metropolitana di Firenze, si è riunito oggi il tavolo di coordinamento scuola-trasporto pubblico locale per rimodulare il piano operativo sul fronte trasporti nel rispetto delle misure di contenimento del virus Covid. Il tavolo, coordinato dalla Prefettura di Firenze, è composto da Regione Toscana, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Motorizzazione Civile e aziende del trasporto pubblico locale. Il documento terrà conto della ipotizzata limitazione della capacità dei mezzi di trasporto pubblico locale ed extraurbano all'80% dell'indice di capienza. Saranno predisposti mezzi aggiuntivi su gomma e su ferro, oltre che l'uso di autobus NCC, in modo da potenziare i trasporti. Saranno programmati orari scaglionati di entrata e uscita dalle scuole. Saranno impiegati stewards per regolare i flussi degli alunni e ci sarà una collaborazione di studenti delle ultime classi, opportunamente formati, per invitare i compagni al rispetto delle norme anti-Covid. E ora andiamo in Versilia per un vasto incendio, rogo negli oliveti e boschi, siamo a Massarosa, chiusa anche la bretella, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Un notevole incendio è divampato intorno all'ora di pranzo in mezzo agli oliveti e ai boschi della Gulfa. Siamo fra Montramito e Piano del Quercione, in località Campo Romano, sulle colline di Massarosa. Il rogo si è sviluppato a ridosso dell'autostrada 11, minacciando di invadere la carreggiata. Per questo la bretella è stata chiusa al traffico per diverse ore tra Viareggio e Massarosa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca e dei distaccamenti di Pietrasanta e Viareggio, oltre alle squadre dei pompieri, anche tre elicotteri e le squadre dell'antincendio boschivo della regione che sono riusciti a circoscrivere l'incendio. Le indagini sono a cura dei carabinieri forestali e al momento non è ancora definita l'origine delle fiamme. Nella zona interessata dall'incendio non ci sono abitazioni, ma solo rimessaggi agricoli, serre e piccole baracche andate in parte distrutte. Nessuno è rimasto coinvolto né ferito. A dare l'allarme alle forze dell'ordine sono stati alcuni residenti spaventati dalle fiamme alimentate dal vento. Il fumo era visibile da tutta la Versilia. E quando siamo passati dall'autostrada non c'era niente. Quando siamo arrivati all'uscita si vedeva le fiamme alte. C'erano le fiamme altissime e dice un signore che ha una società qui, una ditta, ha detto: ho chiamato io i pompieri, erano già là su una, l'uno e un quarto. Siamo venuti qua e gli dico quel che c'era. E il mio cognato, il marito della mia cognata, subito col mio compagno con l'idrante dietro, con l'acqua sotto del pozzo, a fa tutto a bagnare le serre, perché se ci pigliano fuoco le serre è finita. A fuoco sono andati i dolci pendicoli in area di Massarosa, coperti soprattutto da olivi, molti dei quali secolari. A ridosso della zona incendiata sorge il famoso ulivo millenario di Massarosa, per fortuna rimasto intaccato. E domani incontro per la GKN. Per i licenziamenti dell'azienda di Campi Bisenzio, intanto dal 1 settembre torna l'appuntamento con la festa dei metalmeccanici. Il servizio.
Per domani il Ministero del Lavoro ha organizzato un nuovo tavolo con i sindacati sul futuro di GKN per parlare dell'avvio della fase amministrativa relativa alla procedura di licenziamento collettivo. Dopo il grande successo del concerto di sabato davanti alla fabbrica con 1500 persone, le parti sindacali tornano a sedersi intorno ad un tavolo per discutere del futuro dell'azienda di Campi Bisenzio nel mese dove, il 22 di settembre, potrebbero partire le lettere di licenziamento effettivo. La convocazione di domani è indirizzata anche all'azienda, Federmanager, al MISE, alla Regione e anche all'Associazione Regionale per l'Impiego, ARTI. Il 9 di settembre invece ci sarà la discussione sul ricorso presentato dai sindacati per atteggiamento antisindacale nei confronti dell'azienda. Domani noi abbiamo un incontro per quanto concerne CKN, ci ha convocato il Ministero del Lavoro, è un incontro di procedura perché sono finiti i 45 giorni in sede sindacale nella quale non abbiamo trovato nessuna possibilità d'accordo con l'azienda, ci ha convocato il Ministero. Noi in quella sede ribadiremo nuovamente la richiesta all'azienda di ritirare la procedura e di attivare le 13 settimane di cassa integrazione come previsto all'avviso comune del 29 di giugno che è stato sottoscritto a CGL, CISL, Confindustria e Governo. Se l'azienda non farà questo, noi non addiveremo a nessun tipo di accordo. La FIOM infesta il circolo Rondinella del Torrino, uno degli ultimi baluardi della socialità nel centro di Firenze. Dal 1 al 4 settembre si parla di lavoro, ma anche di città e di futuro. Tra i tanti dibattiti, da quello con il sindaco Dario Nardella e Sandro Ruotolo, giornalista e senatore impegnato nel tema dell'antimafia, giovedì 2 il grande clou in Piazza del Carmine con l'intervista di Claudia Fusani ad Alessandro Barbero, storico, e a Maurizio Landini sulle mobilitazioni nel corso degli anni. Venerdì si parlerà di città con Tommaso Montanari e Don Andrea Bigalli, mentre sabato 4 la chiusura con Francesca Redavid, segretaria nazionale, e lavoratori GKN. In più anche un dibattito sull'antifascismo tra Toscana e Emilia, con tanto di gara culinaria. Tanti i volontari, tanti gli eventi, tanta la storia, tra cui quella del Pignone, con una inaugurazione in corso proprio per ricordare gli operai che lavoravano nella fabbrica fiorentina. Noi siamo molto contenti di poter tornare dopo la pausa derivante dal Covid che ci ha visto l'anno scorso solo fare una giornata, invece ormai è da 4 anni che facciamo questa festa che è molto ben vissuta dalla città, dal quartiere, dalle persone, insomma, che non solo la nostra gente ma che è il popolo della città, ci fa molto piacere. È una festa popolare, è fatta di volontari, chi servirà alla festa sono tutti i nostri iscritti, iscritte, militanti. E questa è la cosa bella. Ed è un programma anche che parla della città e alla città, è un programma che mette al centro le condizioni di lavoro in un momento in cui noi siamo fortemente colpiti anche da questa crisi che riguarda CKN, però è anche una festa che guarda anche in termini positivi, cioè portiamo il nostro modo di ragionare anche su come si può sviluppare la città. E c'è anche una costosa bici dal valore di 8.400 euro tra gli oggetti trovati a casa di due cinesi arrestati dai carabinieri con l'accusa di essere dei ladri specializzati nei furti nei garage. Ci racconta tutto Claudio Vannacci. Questa bicicletta dal valore di 8.400 euro è stata recuperata insieme ad altra rifurtiva dai carabinieri di Prato che stamani prima dell'alba hanno arrestato due uomini di origine cinesi già conosciuti dalle forze dell'ordine e sospettati di essere professionisti dei furti nei garage condominiali. I due sono stati fermati intorno alle 5.30 dopo giorni di appostamenti e pedinamenti da parte dei carabinieri. Avevano appena rubato nei garage di un condominio di via Sant'Agonda. L'accusa contestata ai due orientali di 38 e 33 anni senza fissa dimora ma di fatto domiciliati a Campi Bisenzio è furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Nella casa dove vivono a Campi è stato trovato un kit completo d'arnesi atti allo scasso, oltre alla bicicletta marca Triestina Wilders modello Lavaredo del valore, come detto, di 8.400 euro. Le indagini dovranno ora accertare se i due siano responsabili dei numerosi furti in garage condominiali che si sono verificati a Prato dall'inizio di quest'anno. E oggi a Firenze è stato ricordato Giuseppe Cangiano, il commissario di pubblica sicurezza, medaglia d'argento al valore civile, scomparso in un attentato il 29 agosto del 1920. Vediamo. Una figura che deve essere ricordata, quella di Giuseppe Cangiano, il commissario di pubblica sicurezza medaglia d'argento al valore civile, tragicamente scomparso a seguito di un attentato durante un servizio di ordine pubblico il 29 agosto del 1920. È stato ricordato al Teatro della Compagnia a Firenze.
è la dimostrazione di quanto sia necessario e importante ricordare le figure che con la divisa, polizia, carabinieri, forze dell'ordine, fanno la loro azione e dedicano la loro vita al servizio di tutti noi. E spesso in questo impegno così delicato, così difficile, che costa la vita, il ricordo è invece flebile. Ecco, l'occasione di oggi, e per questo abbiamo voluto anche come Regione autorizzare la stampa del libretto, collaborare con il Questore nella manifestazione di stamani, è proprio il senso di una memoria che serve a testimoniare quelli che sono i valori a cui ispirare la vita di ciascuno di noi, e il ringraziamento alle forze dell'ordine che in modo silenzioso, mai apparendo sul palcoscenico, svolgono ogni giorno a servizio di un corretto andamento e di una vita che la nostra comunità si trova a svolgere. Con i telegiornali mi fermo qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti, arrivederci.